Benvenuti alla Certosa e Museo di San Martino. Siamo sulla collina del Vomero, in una posizione privilegiata a Belvedere sulla città di Napoli e su tutta l'estensione del suo golfo. La Certosa di San Martino ospita il Museo di San Martino, il museo omonimo, dal 1866. Viene scelto per volontà del Fiorelli, che lo destina a raccontare la storia della città di Napoli e di Napoli capitale dei regni meridionali. Siamo nel chiostro grande, il cuore pulsante di questa certosa. Il monaco certosino, nel momento in cui entrava, non ne sarebbe più uscito. Abbiamo anche il cimitero dei padri all'interno del chiostro. È un po' il luogo dell'anima, anche per chi fruisce questo museo e trova qui un momento di raccoglimento in cui il tempo si ferma e inizia il percorso meditativo. Il museo invita a riflettere sul significato di ogni soggetto, quindi un luogo come la chiesa, che è una sorta di quadreria, è offerto come parte di un percorso museale, ma non è la ricerca del Ribera o del Lanfranco o del Luca Giordano l'obiettivo del visitatore. Quello che offre di straordinario è la possibilità di attivare tutta una serie di giochi, di confronti e di riscontri. L'emergenza sanitaria ha un po' interrotto l'attività al pubblico. Naturalmente a porte chiuse il museo continua a lavorare, il museo si prende cura di se stesso. È stata radicalmente rivista tutta l'illuminazione della sezione presepiale, ma abbiamo anche potuto alla ripartenza presentare l'allestimento della sala della Cona dei Lani, nella quale è stato possibile dare una destinazione stabile al preziosissimo complesso fittile tardo rinascimentale che costituiva il rivestimento decorativo della cappella dei Lani della chiesa di Sant'Eligio al Mercato. Salire qui è un'esperienza autentica, perché questo è il luogo dell'incontro di due anime, l'anima della Certosa naturalmente e l'anima della città di Napoli.